thank you rubrica dedicata ai libri, eh, abbiamo oggi il piacere di ospitare la scrittrice Chiara Patarino una bravissima scrittrice ma anche mia amica. Io mi pregio dell'onore di essere sua amica da tanto tempo e che quindi ho sempre seguito da un bel po' nel suo percorso lavorativo. La, la, la dottoressa è specializzata soprattutto in libri per ragazzi, libri per ragazzi che però oltre a essere piacevoli e lo scopriremo tra poco hanno anche un'altra funzione educativa toccando i temi molto, molto importanti ed attuali. Grazie di essere qua. Chiara, ti chiamo Chiara perché siamo amiche nella vita. Quindi Grazie. io parlavo di te. Questa passione che ormai ti spinge a scrivere da quanti anni e che è, com è ormai... nata? Com'è nata? Com è nata? È nata da bambina, perché quando ero piccola amavo molto leggere e, e avrei voluto scrivere per bambini, era proprio un mio sogno di infanzia. Poi mi sono laureata in legge, mi sono occupata di comunicazioni, di uffici stampa e convegni per molti anni, finché 18 anni fa ho ripreso questo piccolo seme che poi si è trasformato in un albero fiorito, diciamo, e ho incominciato a scrivere libri per bambini. E sono la mia passione perché io eh, mi sintonizzo molto sul, sull'aspetto e sul, sull'immaginario sull dei bambini, non mi crea difficoltà. Eh, il mio sé, bambini, evidentemente è ancora molto sviluppato, per cui, ho riuscito a, a capire quello che piace ai bambini. E trasformo, mi sento anche un po' traduttrice in questo senso, che concetti anche un po' complicati, difficili, poi ne parleremo. Riesco però a trasformarli in metafore, in, anche in immagini che poi descrivo a misura di bambino o di ragazzino, in maniera tale che possano creare empatia, simpatia, e la narrazione possa poi mh, creare ascolto. Su temi complicati o difficili. Ed è anche, diciamo, un'impresa così importante perché oggi in cui si legge poco. Oggi i social dobbiamo dire per l'aspetto positivo, ne hanno tanto di aspetto positivo, però si legge poco perché questa comunicazione veloce, fatta di immagini, mm. impedisce ai ragazzi spesso di innamorarsi della lettura in quanto tale e tu con i tuoi libri ci sei riuscita. Io vorrei che ne par dopo parliamo, approfondiamo anche questo aspetto, però vorrei subito entrare nel merito e far vedere i libri bellissimi. Di Chiara sia per immagini per la copertina e anche i in titoli intrigante. Cominciamo dai da uno di questi belli allora parliamo di Martina la bambina tartaruga. Questo è un libro mh, che è uscito abbastanza recentemente ed è di un editore scolastico che si chiama La Medusa e affronta un tema molto delicato: il tema dell'autismo e del bullismo. Eh, L'ho scritto con molta. Passione perché sono dovuta, diciamo, entrare in, questa, in questo aspetto molto delicato e difficile. E ho avuto anche la collaborazione della, di Out Is Made Only, di questa associazione napoletana, che poi si estende in tutta Italia, eh, di genitori di bambini autistici che hanno fatto anche la profiazione del libro e che mi hanno dato una mano a entrare in questo mondo. In questa perché, realtà, certo. che è una realtà di cui però si ha sempre più di bisogno di parlarne. Oggi ero in una scuola, Maria Cristina di Savoia a Napoli e parlavo di, di un altro libro, ma ho parlato anche di questo: c'è proprio l'interesse, specialmente degli insegnanti e dei genitori che si trovano sempre di più eh, con bambini autistici di parlarne. Anzi, e ti dico una cosa: che oggi mi ha detto la maestra, mi ha indicato un bambino che era autistico e che si è letto tutta invece la collana di tino il cioccolatino che gli è piaciuta molto perché ha stimolato la sua fantasia. In questo caso, questo libro è dedicato alle scuole per sensibilizzare e sviluppare l'integrazione fra bambini normali e bambini autistici. Che poi è per i ragazzi, ma è un'ottima guida per insegnanti e anche per genitori esatto. ad affrontare certe tematiche non sempre esatto, facili. Esatto, perché è scritto due voci. La voce della bambina autistica che racconta il suo, il suo pensiero e anche il suo modo di pensare, per esempio, che non capisce le espressioni facciali, ha difficoltà nel parlare, che non vuole magari essere toccata. Cioè, portiamo un po' il mondo del bambino autistico. Quindi si è dovuta documentare dovuta un lavoro documentare. enorme dietro le quinte. Certo, perché eh, poi è un tema delicato eh, che mi ha detto anche l'editore che non tutti gli autori volevano affrontare perché avevano magari un po' timore di poter toccare delle sensibilità dei certo, genitori. Certo. Io, però, ovviamente non ho fatto da sola, mi sono rapportata con, con i genitori di Out Onlus. E eh, per cui, diciamo, abbiamo creato un percorso di narrazione in cui mi sono un po' affidata anche a loro come consigli. Adesso abbiamo fatto molte iniziative nelle scuole, addirittura questo libro. Mh, recentemente sono stata ad Aosta e anche i genitori di bambini autistici a Osta e di associazioni vogliono portarlo nelle scuole proprio perché, non solo eh, diciamo può essere utile per i bambini, ma molto anche per gli insegnanti e per i genitori che si trovano un po' disorientati e non capiscono come affrontare questo, questo tema. Devo fare i complimenti alla dottoressa, io ci tenevo tanto ad averla qui perché... Ecco, non è soltanto l'autrice del libro, lei è in prima linea, si muove, gira tutta l'Italia, contatta genitori, associazioni, mm. eh, insegnanti, proprio è la passione che la spinge, non soltanto a scrivere, ma a far sì che gli obiettivi vengano raggiunti. E parliamo di un altro libro, mi piacciono tutti, allora quale indichiamo adesso? Poi abbiamo, beh, questo è uscito un po' di tempo fa, ma ci tenevo Omero, l'osso del mistero. L'osso del mistero? Omero, o, cioè, Omero? Che è Omero? Che sarebbe l'osso. L'omero è l'osso della spalla, sì. però siccome questo ossetto parla in rima, l'ho chiamato mero ed è un modo per parlare, prima di tutto un racconto divertente sulle ossa, I, i protagonisti sono delle ossa che si animano, omero, ginocchio, piedone, costoletta, in questo fantastico mondo di ossicelli, però poi porta il bambino a informarsi sulle, sulla salute delle ossa. È stato scritto in collaborazione con il dottor Luigi Grosso e, e l'abbiamo portato molto nelle scuole, anche con la, mh, col patrocinio dell'assessorato alla scuola di, del Comune di Napoli. e L'effetto è stato veramente molto interessante perché i bambini si sono, dopo aver letto il libro, che il libro li ha aper, li aperti all'ascolto perché è il loro mondo di fantasia, poi, Ma poi si sono informati sulle ossa e hanno fatto al medico moltissime domande eh, andando a eh, mh, anche domande tra bocchetto diciamo perché appunto attraverso una narrazione divertente come fosse un piccolo cartone animato poi il bambino si apre e si informa altrimenti resterebbe se, sordo a sarebbe sordo, magari ascolta ma non in, non, non, è non è coinvolto e questo è stato un libro che mi ha dato molta soddisfazione e che ha aperto la via a un prossimo libro che uscirà col Battello Vapore l'anno prossimo, sempre sul corpo umano, ancora in collaborazione con il dottor Luigi Grosso e che anche con diverse associazioni vorremmo portare in giro per l'Italia perché c'è esigenza di parlare di questi temi, però a misura di bambino. Ma come scegli gli argomenti poi da, su cui scrivere? Eh, un po' sono argomenti nelle mie corde, e un po' eh, andando spesso nelle scuole, facendo molte iniziative con le scuole, ascolto, ascolto le esigenze dei bambini, degli insegnanti e dei genitori. Eh, per cui, ovviamente, poi unisco un po' tutte queste queste informazioni e propongo e altri. così di notte chiara comincio a pensare cosa scrivere oppure magari al mare sulla, come, come quando ci sono i momenti creativi i momenti creativi io sono in costante momento creativo <ride> perché costantemente o se sto scrivendo un libro o perché mi devo, devo pensare a che libro scrivere ehm, sono sempre abbastanza concentrata e connessa su sempre, online, sempre online sempre online ma anche a me piace molto cucinare, anche quando cucino cu mi, mi, crea, mi rilasso mentre cucino e penso, e penso alle nuove storie. E poi cucina benissimo. Io, la sua amica, sono stata a casa sua fra cose un po' genovesi, un po', un napoletane. po napoletane. Perché dall'accento si sente che è napoletana, però. Non sono napoletana, ma sono napoletana nel cuore. Arrivo da Milano. Sono nata a Milano da genitori pugliesi, però ho abitato molto a Genova a Rapallelur da dieci anni sono a Napoli, ho parenti napoletani, il mio amore è qui a Napoli, è napoletano. E quindi ecco la genialità, eh, erano troppe cose è... messe insieme che l'hanno resa geniale. Un altro libro Chiara? Allora, Tino cioccolatino e il segreto di New York è il nuovo libro di, che è uscito adesso a settembre della serie Tino cioccolatino, che è una serie molto nota perché col battello a vapore sono 18 anni che scriviamo di questa, in questa serie, in collaborazione in questo caso con Aurora Marsotto. E, eh, è un libro che è stato anche tradotto all'estero, è stato tradotto in Brasile e hanno comprato i diritti anche in Russia. È un libro che piace molto ai bambini, il, il cioccolato è una coccola, poi gira in tutto il mondo, i temi sono l'amicizia, la solidarietà, sono sempre questi temi che circolano, la dolcezza, la gentilezza. E poi adesso è diventato un musical. E il 6 marzo debutta a Caserta, è stato prodotto dalla scuola eh, Arabesque, mh, Campana, girerà poi tutta Italia perché probabilmente andrà anche Euro Chocolate, Ciocolandia eh, per le scuole. Abbiamo già più di mille bambini prenotati eh, a Nola, eh, a Caserta, poi arriverà a Napoli. Insomma, è una grande soddisfazione, è molto molto bello, è cantato, è di musical, per cui è cantato recitato Ballata. e danzato e Mamma mia, ballato che bello che bello allora vedete ho detto pure poco di Chiara perché ci arrivano altre trasmissioni da fare ma ti seguiremo sempre perché sono tanti libri. abbiamo anche cosa dire però c'è un altro per bambini che abbiamo poi, qui perché ce ne sono altri poi in tutto sono per il momento 18 poi mh, i prossimi due che usciranno a una ventina di libri questa è una serie dedicata all'alimentazione forse si chiama Fortunata arancia profumata Lettore Cartusia è un'altra serie molto divertente perché parla di alimentazione a misura di bambino, parla di frutta. Di... Questo è fortunata arancia profumata parla di frutta, di zucchine cavoli a merenda di verdura, camillo fusillo, una storia davvero al dente della pasta e l'ino l'oliva che si credeva una ciliegina dell'olio, tutti i <ride> tipi di intriganti, quiz e ci sono delle informazioni in, dentro ogni libro sulle proprietà vitaminiche di, di ogni tipo di alimento, sulla loro storia anche perché qua stiamo raggiungendo un tasso di obesità tra i bambini esatto. notevole con queste merendine, questi. Eh. Eh, tanto è vero che infatti mi chiamano spesso le scuole perché eh, li utilizzano come strumenti per poi parlare della corretta alimentazione. Bene. Cui, Ma Chiara ha scritto anche libri, qualche esperienza anche per adulti, libri per, per, per adulti, vero? Ho scritto un libro che si chiama Nodi e misteri eh, ed è ambientato a Genova ed è un giallo sentimentale. È, il mio è un libro per adulti che ho scritto già oltre una decina di anni fa e mi vorrei riaccostare alla letteratura. A questo filone. A questo filone. Eh, solo che nel momento in cui eh, sei, diciamo, conosciuta nel settore per bambini, gli editori poi ti chiedono sempre bambini e ragazzi. Eh, però questo è il mio nuovo uh, desiderio, quello di, di scrivere anche un libro per adulti. Quest'estate avrò il tempo di dedicarmi e di provare a fare anche questo. Chiara, ascolta, tu hai detto, dicevi poco fa, che collabori molto con enti e associazioni. Io ho ospitato qualche tempo fa il, eh, il professore Grosso, che, infatti, abbiamo parlato di questa associazione molto importante in Salux e so che tu collabori anche con loro, con questa associazione, in che modo? Collaboro con Salux ah, proprio attraverso lo scopo educativo dei libri, per cui eh, attraverso la, la narrazione e gli incontri nelle scuole e anche gli incontri di formazione che facciamo con gli insegnanti: mh, tocchiamo temi sensibili come la salute, come anche l'ambiente. Il pianeta, per esempio, lo faremo anche con il libro di Alice delle Meraviglie che uscirà a settembre con le edizioni Paoline. E attraverso questo filo narrativo, dicevo, si crea una sensibilizzazione sia per, le, per i bambini, che poi sono i nostri, gli adulti di domani, ma anche per i genitori e per gli insegnanti perché i libri per questa fascia di età non vanno solo ai bambini, vanno alla famiglia perché le mamme li accompagnano nella lettura.